Nessun taglio alla sanità, così come era stato paventato, è quanto assicurato dall'assessore regionale alla salute Baldo Gucciardi e dall'assessore regionale al lavoro Gianluca Miciche durante la conferenza dei sindaci della provincia di Caltanissetta svoltasi lunedì a Palermo. Previsto per il 2016 un incremento di 5 milioni di euro del piano spesa per investimenti strutturali a garanzia dei servizi sanitari erogati dall'ASP di Caltanissetta. Tutti i sindaci, scrive in una nota Giovanni Ruvolo, presidente della conferenza dei sindaci della provincia di Caltanissetta, siamo stati uniti e compatti per non arretrare ancora nella qualità dei servizi ai cittadini della provincia di Caltanissetta, ragionando in una logica di comprensorio di area vasta e non quella riduttiva e miope del campanilismo. Rassicurazioni anche sul punto nascita di Mussomeli, sul quale c'è l'impegno ufficiale, sulla non chiusura e per il quale si attende la proroga da parte del Ministero della Salute, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Altra questione affrontata durante l'incontro con i sindaci della provincia è stata quella della stabilizzazione dei 250 precari di cui si sta occupando l'assessore al lavoro Miciche. Durante la riunione fatta ieri con l'assessore Gucciardi è emerso finalmente una verità storica, che non solo la nostra provincia non subirà alcun taglio di risorse sul personale, e quindi smentiamo le false notizie veicolate in questi giorni su addirittura i licenziamenti dei medici o la vicenda sui precari, ma in più per il 2016 avremo 5 milioni di euro in più per l'infrastrutturazione della rete ospedaliera, quindi miglioramento delle parti, acquisto di nuovi macchinari, eccetera. Una promessa che aveva fatto e che dunque è stata mantenuta? Più che una promessa fatta, è un nostro dovere difendere le istituzioni e difendere la nostra provincia. Sta nei fatti, il mio impegno e la mia presenza nel governo dà ancora più sostegno alla nostra provincia. Insieme a questo risultato c'è anche l'impegno da parte dell'assessorato e della direzione a dare un impulso alla sanità in tutta la provincia, dal mantenimento del punto nascita di Mussomeli al pronto soccorso di Mazzarino, all'ultimo di Gela, al potenziamento dell'ospedale, al completamento delle parti dell'ospedale di Sant'Elia di Caltanissetta e quant'altro. Quindi ogni tanto buone notizie.